Buongiorno, buongiorno. Siamo qui a Seriate, sabato mattina, giorno di visita camper Valtesse. Non vedo l'ora di vedere, come al solito, gli aggiornamenti sui lavori. Ecco Maurizio che mi accoglie, anche lui in bici. Finalmente rivedo il mio Italo. La struttura basculante del letto è stata rinforzata con l'aggiunta di due barre orizzontali, saldate e pitturate a dovere per evitare al legno d'appoggio di imbarcarsi. Le pareti sono state rivestite con il similpelle color grigio chiaro che ti ho mostrato nello scorso video. I ragazzi hanno iniziato a posizionare all'ingresso il frigorifero con capienza di 90 litri. Il frigo ovviamente è a compressore e lavora 12 volt. Nella parte anteriore, invece, il pianale è stato ricoperto con l'isolante al piombo per poi riapplicare il tappetino e le plastiche originarie. Se dobbiamo iniziare a suddividere gli spazi per ricavare il piccolo bagno in coda, mi sembra ora di posizionare, anche solo momentaneamente, il mio trono svedese per delimitare l'area posteriore del bagno. Si tratta di una toilette compostabile della Separate, con due serbatoi distinti per liquidi e solidi, che non prevede né l'utilizzo di acqua né di disgreganti. Elettrizzato e felice come una Pasqua, mi diverto ad osservare il furgone da questo punto di vista inusuale. Finalmente arriva Maurizio ed iniziamo a confrontarci sulla disposizione degli spazi. Allora, dicevamo, frigorifero così, anche possiamo anche no. Sì, io lo metterei un filo più a destra, infatti, un po' più là, così tanto lo spazio va. Buona, buona, così. Secondo me, Mauri, qua così dobbiamo occupare il più possibile. E abbiamo anche salire. Non mi interessa, io non mi interessa. Dobbiamo dire anche quanto sì, abbiamo, sì, così bisogna vedere quanto in gomma. L'elettronica. Cioè, vedi, questo qua andando su così va a finire contro, capito? Va a finire? Metti che adesso lo sì, spesso. È più spesso però ovviamente. Certo però certo, non certo. Devi, come dicevi te, tagliarlo a tre. No, non c'è bisogno. Vado a morire certo. Così, perché qua va sulla squadra. Sì. E lì avrai quello spazio là sì. Per poter caricare. Sì. Anche guardiamo quanto spazio mettere qua. Aspetta, io stavo qua, filo qua, filo tu così. Sì. 10-12 centimetri, non di più. Sì, no, così a filo di qua, del lato, così. Come ti anticipavo nelle puntate precedenti, ho previsto di chiudere con una parete il posteriore, per evitare l'ingresso di polvere freddo e meglio isolare le pareti del bagno, riducendo al minimo l'esigenza della fastidiosa tendina nella doccia. Così facendo, guadagnerò una piccola zona di stoccaggio a parete con accesso dal portellone posteriore. Sul lato sinistro, dove stiamo misurando ora, verrà costruita una cassapanca, al cui interno ci sarà il serbatoio e parte degli impianti. Alla fine decidiamo le misure, 1,80 m per la cassapanca e 60 cm per il bagno. Se facciamo 180 abbiamo 60 però 60 per la doccia ci vuole. È 60, facciamo 60. E dopo ci approfittiamo qua così. Sì, 60. E la doccia la fa così, giusto? No, o a metà. La doccia a metà. Io qua voglio farci un armadio. È l'unico armadio che ho. Qua così, alto. Ragioniamo ora sulla disposizione della cucina. Il lavandino andrà a destra del frigo e sopra quest'ultimo la piastra a induzione. Cerchiamo di guadagnare quanto più spazio possibile, anche a discapito dello spazio d'ingresso. Non è un lavoro semplice, ma dobbiamo ragionare per priorità. Portellone.
e l'altezza. Allora, anche qua l'armadio, però anche per il discorso del telo. Proviamo a riabbassarlo così ci rendiamo conto nuovamente. Infine valutiamo l'altezza massima dell'armadio che desidero in coda. Bisogna tenere in considerazione lo spazio da lasciare perché le pareti del soffietto possono impacchettarsi quando richiuse. Adesso guarda come avevo fatto prima. Ok. Vieni qua. Da 150 rifarelli. Beh, secondo me davvero non voglio arrivare a esagerare. 160? Secondo me 160. 160? 158, 160. 160. Alla fine chiudiamo la negoziazione a 160. E poi qua bisogna vedere l'ingombro della parte appena della... della parte elettrica. Eh sì, e anche rispetto a quella possiamo capire quanto. E no, qua calcoliamo. Già fisso, allora, dici? Qua 60. Quindi questa è 60 per qua pensare. Calcolato 60, sì. 60 ci vuole. Ci vuole. Ma se non ci fosse tutta l'altezza per rubare anche qualcosina, però c'è questo ti rompe le balle, entrare, uscire. 70 ci vuole, è così, 200. Anche per cosa guadagni? Guadagni niente a... Sono 5 litri magari che guadagni massimo, Mauri, però 5 di qui, 5 di là... Non capito, però non deve essere neanche tutto sacrificato, perché devi salire... Deve essere un minimo confortevole. Infatti. Sì, va bene 60, dai. 60, no, dai, ci vuole un po'. Alla fine li abbiamo ridotti a 55, ma poco cambia. Lo spazio a disposizione sul mio Italo, meno di 5 metri quadrati, è davvero poco, ma questo già si sapeva. Dovremo solo farci stare tutto il necessario. Mauri è un professionista e mi piace come lavora. Sa quello che fa e io mi fido di lui. Devo ammetterti che negli ultimi giorni il mio spirito sempre positivo ed ottimista sta vivendo momenti bui a causa delle tensioni internazionali che tragicamente stanno minando la vita di milioni di ucraini e indirettamente anche la nostra. Non voglio valutare la tragedia in sé o gli aspetti economici e politici sottostanti. Voglio solo sperare che dopo quanto abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni non ci sia un'altra incognita mondiale che possa limitare gli spostamenti. Volevo anche ringraziare la community, sempre più numerosa, che con affetto segue il canale. I tuoi consigli, incoraggiamenti, opinioni che ricevo mi fanno davvero tanto piacere. Ed anche le critiche, se costruttive ed educate, sono sempre ben accette. È tempo di preparare le mie cose e tornare a casa. Non vedo l'ora di montare il video e rivedere con calma tutte le immagini. Hasta pronto!